Tanto un saluto, in bocca al lupo e buon lavoro per questa tappa nel nord-ovest della Federazione dell'Ordine degli Infermieri e vi auguro un proficuo lavoro e la sanità, diciamo che in questi ultimi mesi, nell'ultimo anno e mezzo il lavoro non gli è mancato e non ci è mancato neppure tanti spunti per cercare di migliorarla facendo tesoro della tragedia che abbiamo vissuto e che avete vissuto sulla vostra pelle, lasciando sul campo anche molto dolore, molta fatica e dando un gigantesco contributo alla sconfitta di quel male terribile, il Covid, che ci ha attanagliato per molti e molti mesi tra lutto, dolore e fatica. Ora ripartiamo grazie ai vaccini, ripartiamo grazie alla fatica di tutti voi, ripartiamo soprattutto facendo tesoro di quello che abbiamo imparato, la necessità di gestire il territorio prima di tutto, con i progetti sperimentali che anche nella nostra regione state portando avanti, dalla Val Bormi, dall'ASL Tregenovese al Tiguglio, con quel bisogno di portare la medicina più vicino alle persone ed evitare che l'ospedale resti sempre e comunque l'unico terminale per soddisfare i bisogni di cittadini magari in coda a pronti soccorsi inappropriatamente utilizzati come porta d'accesso. E dunque l'infermiere di comunità, la ricognizione dei bisogni, gli screening sul territorio, sono tutte cose che fanno anche parte di quello che sarà il gigantesco investimento e il gigantesco volano del Piano Nazionale di ripresa, quel PNRR che investe finalmente nella sanità e non solo nei muri della sanità ma anche nelle professionalità della sanità, molti soldi che talvolta ci siamo scordati nel passato di investire. Quindi saranno anni ancora faticosi per uscire dal Covid, per portare di nuovo le vaccinazioni, quelli che saranno i richiami e poi per costruire appunto tutti quei bisogni che ci siamo trovati inadeguati ad affrontare quando ci ha investito questa pandemia. Facciamone tesoro, la telemedicina, il rapporto tra territorio e ospedale, la capacità di rete e poi l'assistenza alle persone che anche per causa dell'età, e vi parlo della regione più vecchia d'Italia, con le loro cronicità, avranno sempre più bisogno di essere non curate ma prese in carico, prese in cura e curarsi di tutti i loro bisogni. Questo è il lavoro che dobbiamo fare insieme e io vi auguro che da questa giornata escano tanti spunti interessanti di cui la sanità italiana ha davvero bisogno. Buon lavoro a tutti. Ciao.